Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento per il rilevamento del danno che sono state presentate, attendiamo ancora circa 20-30 domande residue che raccoglieremo in questa settimana. Poi dovremmo aver coperto il fabbisogno delle diverse famiglie che insistono sul territorio di Roncaglia. Per quanto riguarda le azioni invece di allertamento, abbiamo ritenuto di mettere in atto un primo progetto costruito in casa, se vogliamo definirlo così, dove rendiamo disponibili e reperibili un maggior numero di persone attraverso un lavoro di collaborazione coordinato con la Polizia Municipale e la Protezione Civile, in modo da far fronte, ci auguriamo naturalmente che questo non accada, a un'eventuale emergenza che potrebbe accadere nelle prossime settimane. In prospettiva, in accordo anche con gli altri comuni della provincia, stiamo valutando un progetto che ci è stato presentato, che ci sembra molto utile, con il quale attraverso un collegamento che privilegia i livelli telefonici, in provincia potrebbero essere, su tutto il territorio provinciale potrebbero essere allertate contemporaneamente in tempi anche considerevolmente rapidi, fino a 200.000 persone nel caso in cui si rilevasse un livello di allarme che è alto e quindi che necessiterebbe di un avviso in tempi brevi ad un numero rilevante di persone. Il progetto è piuttosto complesso, articolato, richiede anche un piccolo percorso di formazione rivolto alla popolazione, però è già stato implementato in alcuni territori a livello nazionale con risultati incoraggianti, per cui abbiamo intenzione di dotarci anche di questi strumenti e stiamo appunto trattando per poter arrivare a definirli nei prossimi mesi.